Nel mio intervento ho voluto tracciare un quadro un po' allarmante, partendo dai numeri nazionali, diciamo che riguardano il disagio, la devianza e la microcriminalità. 11.000 persone fino al giugno del 2018, in Campania 5.000 minori. Però non bisogna semplificarle dicendo solo microcriminalità, baby gang, paranza dei bambini. Bisogna stare attenti, ci sono minori che vivono una povertà familiare, affettiva, economica, ci sono minori che evadono l'obbligo scolastico e che non riusciamo a prenderli, ci sono minori che vivono una devianza sui territori e incominciano a guardare alla criminalità come una madre severa, ma come una mamma affettuosa. E poi purtroppo ci sono questi adolescenti a metà, questi che scippano, sparano, fanno le paranze, e questi sono dei veri e propri microcriminali. Questi, per esempio, hanno la morte nel cuore. Allora io mi chiedo, in che misura la politica, i piani di zona, gli assistenti sociali, la scuola, le parrocchie possono incidere nella prevenzione, e in che misura possono questi attori sociali diventare ponti e zattera per queste persone. Ecco, occorre liberare i minori per renderli adulti responsabili.